Accettiamo, sempre a vor. Incredibile, mi sono defrizzato, perché io mi ricordo che nell'ultimo video, sai quello dove continuavamo a morire, 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 sì, morire? Ho vagamente l'idea. Io mi ricordo che, ti ricordi che mi ero frizzato all'inverosimile, cioè non era una scusa neanche, perché continuava a morire, ma è proprio che senza lo 4 congelatore era frizzato, proprio di brutto, ma di brutto bestia. Tra l'altro, per la tua gioia e sommo gaudio, ti avviso sì? che ho recuperato una moto. No, la moto no, la moto e dove sono io? Dai, forza, che devi assolutamente venire a prendere munizioni, a fare incetta di munizioni. Se il gioco mi assiste. Ma soprattutto, vediamo, perché mi devo respawnare a un chilometro di distanza? Allora, rubo anch'io un mezzo, perché qui non è che si può andare da nessuna parte. Il fucile a rimbalzo spara dardi di energia compressa che rimbalzano da un bersaglio all'altro. È un vero spasso! Non è vero, io ce l'ho e fa schifo. Fa veramente caccare, sì. Perché cazzo... Ah, mi sparano, porca troia. Devi solo morire. E non sono io, eh. Infatti, mi stavo già preoccupando. Yeah. Non sono io perché ero impegnato a esplodere in moto. Non riesco a... Ma c'è qualcuno che ti dà fastidio? Perché io arrivo e gli faccio... Sì, diciamo di sì. Aspetta una mezz'oretta che ho problemi di guidabilità con il mio mezzo. Diciamo di sì. Purtroppo non si riesce a fare quello che siamo qui a fare, vale dire comprare e spaccare qualche culo. Ah, io pensavo solo la seconda, però bene, va bene, cioè, insomma. Deve andare bene. Ehia, che male orribile. Sto arrivando, l'MLM. Ho già fatto esplodere circa 8 concessionari di autovetture. Non avevano le armi che ti interessavano? No, decisamente no. E adesso appena arriverò a bordo di questo scassone che una volta era una moto, tu potrai comprendere il mio dramma interiore. Cos'è il rapimetico? Perché io ho sempre 4 soldi in croce? Non è possibile. Io ho solamente da spendere 10.000 soldini, ma cosa me ne faccio? Sempre ho appena trovato la nostra arma di Dio. Sì, quale sarebbe? L'arma definitiva. Ovvero? Non ti dico niente. Allora indovinerò. No, non ce lo puoi, non puoi arrivarci. Fidati. È un mega dildo? No, non puoi arrivarci, fidati. Se non è un mega dildo, non ho idea di cosa possa essere. Se non si chiama Sapado, a te non interessa. No, direi di no. Però se dovesse per caso aiutarci nella nostra lotta senza quartiere contro i simpatici alieni... Non lo so, insomma. È più che altro una questione di orgoglio quest'arma. È divertente. Ottimo. Non vedo l'ora di vederla allora. È l'arma di Dio. Allora, vediamo. Oh, io adesso quantomeno ho ripreso il mio bel fucilone a pompa. Non ci credo, guarda, vieni sono a vedere. Sono molto contento. Vieni dove a sei? Vedere. Guarda lì. Guarda, ah, il two-step. Che figata. Ballano tutti! Ballano e muoiono! Come se non ci fosse una discoteca aperta! Di che sound poi? Anche con una gran bella musichetta! Di brutto! La senti anche te la musichetta? Eh sì, la sento anch'io, eh! È già finita sì, la festa con la musichetta? È arrivato qualcun altro nel frattempo. Non potevi far ballare anche gli alieni? Scusami. No, siamo qui a far, ballare le macchine. Non mi sembrava onesto nei confronti loro. Oh, sono morto un'altra volta.
Comunque, ridendo e scherzando, con la tua arma musicale hai attirato un bel po' di cagotto. Sì, come se fosse colpa mia. Certo che è colpa tua, come stai facendo ballare mezza città. Colpa mia, adesso. Che fatica sto gioco. È diventato difficile questo gioco, non capisco se siamo noi. Secondo me è qualche patch che è uscita. Dici, l'hanno reso più bastardo? Mi sa di sì, mi sa di sì. Anche perché io non ricordo anche come fare a cambiare i miei bei poteri. Io vorrei rimettere tanto la pedata, ma non c'è verso. F3, dici che F3. Ah, è vero, F3. Ma sei troppo avanti. Sono avantissimo. Però F3 non mi piace la pedata, io non voglio la pedata. Allora, ad armi adesso come stai messo? Sei pieno? Darmi, sì, sono pieno in molti sensi. Possiamo fare questa diavolo di... Sì, secondo me ci ammazzano ancora. Ah, l'hai già fatta partire? Sì. Cavoli, avvisami, no? L'ho fatta partire. Ottimo. Non puoi dire che non ti ho avvisato. In effetti, questo bel gassettino verde è opera tua, vero? Quale gassettino verde? E c'era un gas verde intorno agli alieni. No. Che presumo fosse opera tua. Mi spiace, questa volta no. Aiuto, aiuto, vado a fuoco. Badaboom! Ah, sono morto un'altra volta. Certo che te tra la chitarra e l'arma dubstep non ti si può vedere. Dove? Però forse stavolta... No, quello era un civile, porca miseria. Domanda, i civili non devono ucciderli, vero? Scelta tua. Va bene, allora insomma ci penso, dai. Pensaci e poi fammi sapere cosa... Adesso sono arrivati anche i simpatici balzelloni. I simpatici saltelloni, sì. Ma noi kick-ass. Ma vuol dire, ma penso che sia la tua arma che, diciamo, sparacchia il verdone gassoso. Il verdone gassoso, tu sì, avevi detto azzurro. Sì. No, il verdone gassoso, intendevo giusto quello. Io avevi detto azzurro. Ho capito azzurro. Forse è per quello che continuiamo a morire. Forse. Ok, qua è a posto. Andiamo al prossimo. Ah, ma ce n'è ancora un prossimo? Sì, 300 metri di qua. Ah, quindi potremmo ancora morire? Ovvio. Per il di qua. Ci sei, buon sempa? Sei dietro di me? Ti sto seguendo, sono attaccato alle tue chiappe. E allora, andale. Oh, e adesso? Boh. Io temo già quello che può succedere. Ah no, ma aspetta. Questo è il vandalismo telecinesi. Vai a dire? Ah, ok. Vai a dire che devi fare dannoni con la telecinesi. Ho l'idea un attimino poco chiara, però sul cosa. Io sto colpendo tutto quello che capita. Bisogna per forza usare le palle. Penso di essere forse morto. Sai, nella vita le palle sono sempre tutto. È un detto che vale sempre. Non so come, ma qualcosa l'abbiamo fatto. Praticamente devi prendere le palle e fare come me, colpire tutto quello che si muove finché non esplode. Che bello. È un po' come giocare a bocce, solo che invece che colpire i birilli devi colpire le automobili. Tra l'altro, se colpisci più volte la macchina esplode, continua a darti più colpi, più punti e poi esplode. Sì. Che bello. Se colpisci la gente invece però non succede niente. No, e questo ti dà punti anche per quello. Davvero? Aspetta che riprovalo, perché in effetti ero un po' deluso da questa cosa. Ah, che bello. Poi se colpisci i poliziotti insieme alla moto ti dà ancora più punti.
questo è grosso, questo è grosso, non mi scappa. C'è un canone della monnezza, che il canone della monnezza come moltiplicatore è davvero qualcosa di... Perché c'è la monnezza. Quella, guarda come brucia è bene l'immondizia. È quella che vale un sacco. Ma come brucia bene l'immondizia. Macchinine... Oro addirittura. Direi che abbiamo comprato anche l'oro, eh sì. Wow. È del vandalismo, modestamente. Siamo cinture nere, no? Ah, direi di sì. Siamo cinture marroni, direi. Marroni di vandalismo. Voilà, voilà e voilà. Questa però era discretamente facile. Nonostante sì. Fosse la modalità hardcore, difficile, XXX, Safado, direi che ce la siamo cavata egregiamente. Infatti facciamo un appello a tutti gli sviluppatori. Gentilmente inserite come modalità di difficoltà la modalità Safado. Ma pensavo... No, io ho paura. Io onestamente avrei timore di affrontare un qualsiasi prodotto che avesse come modalità di difficoltà Safado. Cazzo, io li comprerei tutti quelli col marchio Safado Free. Safado Inside, sai? Safado Inside è veramente brutta, eh. Safado Inside, adesso forse chi è in visione... Ma secondo me chi è in visione sa. Chi è in visione si starà già scaricando qualche filmato. Esatto. Safado. E sappia che ha il nostro applauso. Eh sì, è il nostro orgoglio. Ma invece di parlare di cinematografia d'essé, di cinematografia d'autore. D'autore, sì. Che ne dici di andare a fare qualcos'altro? Possibilmente andare a capire come prosegue. Sto andando a fare qualcos'altro, caro Sempa. Io sto seguendo il punto azzurro. Tu dove sei? Io no. Io ero in giro che cazzeggiavo allegramente. Sono in direzione punto azzurro. Ah, perché vuoi dire che c'era un'altra attività da compiere che abbiamo perso? Non lo so nel particolare, però mentre chiacchieravo ho trovato qualcuno da seccare. Ah, quindi ottimo. Raggiungimi, che gli facciamo un'imboscata. Sto prendendo un mezzo comodo, maneggevole. Dammi solo il tempo di fare queste 80 manovre. No, ma senza mezzo, dai, follow me. E no, a piedi non ce la faccio, consumo subito la mia energia, il mio vigore. OK. Sai che ho i superpoteri, ma mi durano veramente poco, cioè... Vitamina Z. Dovrei prendere il Viagra per i superpoteri. Vitaminizzati. Mi hanno visto. Vitaminizzati subito. Devitaminizzato. Mi stanno rincorrendo. Vitaminizzati. Dove sei? Mi hanno visto. Chi è che t'ha visto? Oddio, che domanda scema. Chi potrebbe averti visto? O la polizia o gli alieni. Che ne dici? Secondo me gli alieni, perché vedo che ce ne sono un tot qua sotto. Aia. Oh, yeah. Ma dove sei? Adesso stai chiedendo tot. Oh, io ho trovato un bel po' di alieni da sparacchiare. E allora sparacchiali, perché la situazione è grama. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Sei a 400 metri, così lontano. Ah no, sono qui. Ero qui dietro. Sono rinato, non so perché. Ero io. Ah no, allora non t'ho visto, ennesimo bug del gioco. Ottimo, no, io ti giuro, ero qua dietro. Video... Ero un po' distratto, dico la verità, No, nel video non c'eri, nella mia schermata tu non c'eri. No, ma una volta che faccio qualcosa di utile... Tra l'altro non mi è da, giusto. Mi dà flashpoint liberato, ma di certo, io sto ammazzando alieni. I mostri ce ne sono ancora. Secondo me non me la conti giusta, perché però cioè per una volta che ti salvo le chiappe, casualmente non mi vedi neanche. Dici che l'ho fatto apposta, è tutto un piano di comunisti. Hai buggato il gioco. Ah, però non sai che gli allegri balzelloni, se colpisci con la pedata prima che saltino, muoiono. Wow. I'm still the best. È sempre un piacere avere a che fare con queste informazioni. Adesso arrivano anche dei bei cyborg, cazzo sono sti cosi, io? I nostri amici cyborg, non te li ricordi più? Ah, sì che me li ricordo, gli stronzoni. Aia, sto per morire, sto per defungere. C'è un video di eccolo, il solito stronzone. Ci sei? Ci sono, sono qua, non mi vedi. Il solito stronzone, necessità di rianimaz. Sono qua. Adesso mi hai visto? Sì, ti ho visto stavolta. Dov'è lo stronzone di turno?
Dov'è? È là. Ma dove? Come dove? Ah, mamma mia! Ah, è il bruttone. Sto provando a capire qual è il potere da usare stavolta. Che cosa gli hai lanciato? Che... Gli ha dato una strapedata. Ok. Aia. Ah, c'eri anche tu, scusa. Ti ho pestato i piedi? Anzi, ti ho super pestato i piedi. Ma questo fa malissimo. Piedi, sì. Ho deciso di veramente... utilizzare un'arma che ci aiuterà a sconfiggerlo. Ovvero? La dubstep. No, se il dubstep no. Secondo me questo non balla, eh. Dici? Andiamo. Direi di no, aiuto. No, forse non balla, c'è ragione. Non mi balla. Decisamente non balla. Dov'è? Però come salta male? Come salta adesso? Male? L'ho perso. Ecco qua. Era qui da me un attimo fa, non lo vedo più. Ma quanta cazzo di energia c'ha sto stronzo? Vita, leggermente vitaminizzato. D'altronde ormai siamo abbastanza avanti nella trama, cioè i mostri non sono certo qui per farci il solletico. Capito, ma che cosa ha bevuto? Il latte più? Secondo me sì. Però sta a vedere che magari si è incastrato nello scenario. E la cosa mi fa molto piacere perché non sì. Fa un cazzo. Però nonostante questo è riuscito a darmi dai, fuoco. Dai, come hai fatto a darmi il fuoco da solo? È uscito, è uscito! Ho visto. Forse è colpa mia che l'ho colpito con una mega pedata. E non avresti dovuto. Devi attaccare i suoi scudi con i poteri. Kinzi, come al solito, non perde occasione per dire la sua cazzata. La sua cazzata come se non l'avessimo ormai capito. Ma veramente, secondo me questo qua se ci prende da vicino, se ci branca... Come diceva Massimo Moratti, veramente questo ci fa malissimo, eh. Ho paura, ah, infatti, troppo vicino a sto stronzo. Guarda cosa succede se stai troppo vicino. Tu gli stai sparando, gli stai facendo qualcosa a sto mostro. Sì, sì, certo. Lui però mi sta anche dando fuoco di tanto in tanto. Ma non ho capito se questi salti li fa per le mie super pedate oppure le fa di suo. Eccoci, siamo finiti! Siamo nel fondo! Come nel fondo? Sì! Come nel fondo? Sì! Ah, sei dentro? Sì! Così, muori! Ah! No, ma scusa, gli sei entrato da dietro, l'ho visto chiaramente. È la versione Safado. Ah, torna tutto. Ok. Quindi che superpotere avremmo guadagnato questo giro? Kinzi! Dove sei, Kinzi? Quando devi parlare stai zitta, Kinzi. Scenda, quando serve. Siamo veramente una macchina. Guarda come si aprono bene queste portiere. È così che si deve aprire una cazzo di macchina che va nel futuro. Ecco, una cosa negativa. L'unica cosa negativa è che in macchina, nota, prego. Noto. Io non posso tenere il mio cappello a forma di spada. Guarda che cazzo di. Contro un albero. Che bravo. Dovevo andare di là. Poche idee, ma confuso. Ti ha trovato un poliziotto. Non volevo dirtelo. Stanno salendo in macchina e dobbiamo ci stanno seguendo. Dobbiamo tornare indietro a ringraziarli per essersi messi in mezzo. A finirli più che altro. Puoi andare. Puoi guidare con attenzione, per favore? Sì. Dove stai andando? Dove diavolo stai andando? Dove dobbiamo arrivare? Ho parcheggiato. Aspetta che parcheggio. La conosco io la scorciatoia. Ho parcheggiato. Che bel parcheggio. Dobbiamo andare sopra qua, mi sa. Dove? Eccoci. No, se ci sono ancora piattaforme. No, bisogna andare. Dentro. Uscire dalla simulazione. Ma io esco allora. Penso che dobbiamo andare da Kinzi. Io esco e mi infilo nel cul-de-sac. Sempre nell'eterna e funzionante versione. Dobbiamo andare di qua. Di qua. Incontra Sid. Era quello che diceva che mi smontava lì, che mi... Ah, è vero, è l'androide rotomane. Il premio. Che premio? Senti che musichetta, sempre. Ricorda quella della tua arma dubstep. Abito di Sid. Possiamo vestirci da Sid, capito?
tutto sto casino. Che bello, guarda, era un mio sogno. Cioè, noi abbiamo fatto 8 video per vestirci da Sid. Sì. Io nel frattempo ho premuto il tasto per essere devastato. Anch'io lo ammetto. È sempre interessante. Senti che sound da porno. Boh. Peccato però questa dissolvenza in nero mi smonta. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Torniamo nella simulazione. Sto anche punto. Sid quello che doveva fare l'ha fatto, direi. Soprattutto Sid. A meno che ci sia qualcosa da fare qua, vediamo un po'. Incontra Kinsey. Dai, ecco. L'abbiamo già qua. La solita. Beh, allora rientro, riesco, volevo dire. Perché eri già entrato? No, vieni. Eh sì, è certo. Sa che io non perdo tempo. Dove cazzo sarà chi? No, mi sa che è sotto di qua. Bisogna scendere. Eccola qua. Kinsey! Sul divanetto. Che zocco. Cioè, non è che nel senso. Corteggio Kinsey. Voglio corteggiarmi Kinsey qua. Cattiveria! E tu stai lì in mezzo a guardare, ah, tra sì. L'altro. Ah sì, però no, tu stai lì in mezzo a guardare. Mi sa che ognuno qua ha le proprie versioni. Mi sa di sì. Vabbè, dopo oppure Kinsey è una ragazza di facili costumi, come dire. Facili costumi. Va bene, e qua nel programmi praticamente c'è una porta aperta, c'è una back door. Kinsey sta dicendo così che c'è la porta aperta. Ha sempre la porta aperta Kinsey. Lancia i segnali. Sì, sì, sì. Ok, questa è fatta. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro da fare qui. Cracca. Ruba l'auto. Esplora la fenditura. Io sono da Kinsey a esplorare la fenditura. Abbiamo due. Sconvolge le leggi della realtà. Ordini esecutivi. Sì, ok, è tutto quanto ancora nella realtà. Quindi, Imo. Imo sbabbari, ma Imo dove soprattutto? Beh, Imo a ringraziare e salutare i soliti simpaticoni che ci stanno guardando. Ma scusa, questa volta non siamo morti neanche una volta. Secondo me i simpaticoni che ci stanno guardando saranno enormemente delusi. Dici che sono delusi, però tu la memoria è corta perché siamo morti. Siamo morti? Sì. Volevo autoilludermi. Illuditi Luisa come in una famosa radio, ma non si può fare, quindi siamo morti. Guarda, io entro nella simulazione e vi saluto, vado a morire un po'. Allora salutiamo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Muoro. Ma che sparisci là in fondo, sparisci. Benvenuta nel nuovo millennio. Vuoi che muoro?